Vincenzo Fiorillo, sono passate 2 settimane da quella incredibile salvezza, le tue parole nel dopopartita, i 2 rigori parati, cosa resta? Ma resta più che altro l'emozione di aver portato a casa questo obiettivo che a un certo punto sembrava davvero prendere una brutta piega, ecco. Dopo un paio di mesi diciamo molto complicati per tanti aspetti, chiudere così ai calci di rigore sicuramente è stata un'emozione forte. Sono contento per come è andata, perché sarebbe stato davvero una beffa troppo grande da mandare giù e non me lo sarei mai perdonato, quindi nei confronti di tutti quanti. Per fortuna, ripeto, siamo contenti di essere riusciti, seppur con difficoltà, a portare a casa l'obiettivo. Ecco, essersi risvegliati in Serie B anziché in Serie C, cosa ha significato? Che sensazione hai provato? Per la piega che aveva preso, davvero è valsa una finale quasi playoff, quello che è successo alla fine. Ho vissuto l'ultimo periodo in maniera complicata, dentro e fuori dal campo, e grazie a Dio sono stato premiato, ecco, dei miei sacrifici. Ma resti a Pescara? Ma io non ho mai detto di non voler restare o di voler andare via o addirittura di aver chiesto delle garanzie alla società. Io non ho mai chiesto niente a nessuno, sono felice qua. Da parte della società non ho avuto nessun modo di parlare di mercato ad oggi. Qualcuno ti ha contattato? Sì, c'è stato qualche contatto con le società che sono venute fuori. Da una parte ripaga un po', vuol dire che in campo qualcosa di discreto uno ogni tanto riesce a fare, ma come ho sempre detto, io sono felice qua e non ho bisogno di chiedere nessuna garanzia alla società, ecco, perché tra virgolette mi hanno sempre mostrato fiducia, non chiedo niente. La volontà è restare dunque? La volontà è di cominciare un qualcosa di diverso, con un altro tipo di entusiasmo. Hai speso bellissime parole per Sottil dopo la gara di Perugia, per ora si riparte da Oddo. Cosa ci dici dell'uno e dell'altro? Ma mister Sottil, ribadisco, lo ringrazio ancora una volta, perché nel momento in cui è arrivato ha capito perfettamente il gruppo in che situazione mentale si trovava ed è riuscito, seppur all'ultimo istante, a portare a casa quello che era l'obiettivo, e ci ha dato una grande mano sotto l'aspetto caratteriale, perché in quei momenti è molto facile non risollevarsi più quando i risultati continuano a non arrivare. Mentre di mister Oddo siamo rimasti comunque solo io e Memusciai, possiamo solo che avere sensazioni positive, nel senso che con lui abbiamo fatto cose importanti, abbiamo fatto vedere cose importanti. Adesso l'augurio è che questo spirito di rivalsa da parte di tutti possa farci fare un qualcosa di diverso quest'anno.